Salve a tutti voi. In questa puntata parliamo dell'uso della Polizia Municipale per i controlli della sicurezza nei cantieri edili. È da 10 anni che a Bologna e provincia questa esperienza è stata iniziata, prima nei comuni della pianura, poi estesa successivamente anche al comune di Bologna. Ora molte polizie municipali sono coinvolte in questa esperienza molto interessante e molto utile. Ne parleremo insieme con una serie di interviste con i diretti protagonisti. Il 25 novembre si è svolta presso la Sala del Consiglio della Provincia di Bologna il convegno per celebrare il decennale del progetto Il Cantiere Vigile, e nell'occasione è stato firmato il rinnovo del protocollo fra gli enti di vigilanza e i comuni. IPLE ha curato i percorsi formativi che si sono svolti in questi anni in collaborazione con la USL, formando circa 150 tecnici e agenti di polizia municipale. Questo ha dato come risultato il fatto che negli ultimi 2 anni, fra il 2009 e il 2010, si sono fatte circa 300 visite ispettive. Spesso un comune cittadino si chiede come può intervenire quando verifica situazioni di cantieri che sono privi delle più elementari norme di sicurezza. Il problema non è così platonico, perché poi capita che anche noi a volte siamo committenti di lavori edili, magari anche solo per la ristrutturazione del nostro condominio. Dobbiamo tenere presente che i comuni sono coinvolti sotto due profili: in primo luogo perché al comune evidentemente viene indirizzata la richiesta di concessione o di asseverazione edilizia, e in secondo luogo perché la polizia municipale viene coinvolta se il cantiere comporta, come spesso avviene, l'occupazione di suolo pubblico o comunque interferenze con la viabilità. Da questo punto di vista l'impiego della polizia municipale nella vigilanza dei cantieri, anche sotto il profilo della sicurezza, è un ottimo strumento che molti comuni stanno mettendo in campo, perché la polizia municipale ha un controllo capillare del territorio che altri organi di vigilanza faticano ad avere. Cantiere Vigile è un'iniziativa che l'azienda USL di Bologna ha costruito insieme alla provincia, a una serie di comuni, assieme a CPTO e IPLE. Si è voluto formare un gruppo, inizialmente un gruppo di operatori delle polizie municipali, poi successivamente si è allargata questa esperienza a tutta la provincia di Bologna, affinché il controllo nei cantieri dove vi è un'alta incidenza di infortuni potesse essere esercitato in prima battuta da una serie di operatori delle polizie municipali formati a verificare l'idoneità della documentazione del cantiere e la regolarità. Grazie alla collaborazione della Polizia Municipale del Comune di Molinella, nella scorsa settimana abbiamo potuto seguire la Polizia Municipale nell'intervento di controllo in un cantiere edile. Per quanto ci risulta, è la prima volta che viene filmato un intervento di questo tipo. Quando si entra in un cantiere, a parte il cartello da cantiere, tutte le norme di sicurezza che debbono essere esposte e messe in evidenza, una delle prime cose da verificare sono l'impalcatura, che tipo di impalcatura abbiamo, se è un'impalcatura standard o come questa che è un'impalcatura con tubi d'almine, quindi deve esserci un progetto, deve essere progettata. E quindi un responsabile che ha strutturato, fatto e calcolato il ponteggio. Abbiamo una gru e deve essere recintata la zona perimetrale di rotazione della gru. Vieni pure, deve essere perimetrata la rotazione della gru, e soprattutto andremo a vedere chi è il responsabile del cantiere, il capo cantiere. Scusi, il responsabile del cantiere. Capo cantiere, sto giù, bene, grazie. Il capo cantiere? Ah, io sono il dipendente, non c'è. Lei fa le veci? Bene, mi dà un suo documento. Gli altri? Li chiama giù con i documenti anche gli altri? Quindi si fa una verifica per vedere i dipendenti. Lei che impresa è? Impresa Palumbo Luigi Costruzione. Lei è un dipendente? Sono un socio collaboratore.
socio collaboratore. Ha un documento, per favore? Se mi va a prendere il tesserino, grazie. Si fermi un attimo. Tutta la documentazione che deve essere in cantiere, dov'è? Là nell'ufficio. Là nell'ufficio? Vabbè, intanto facciamo una verifica anche sopra. Ha più bisogno di me? No, io ho chiesto solo un documento per sapere chi era lei. Io sono in divisa, mi si vede? Documento, un documento ci vuole, noi siamo a posto. Possiamo andare a lavorare? Non lei può già andare a lavorare, non ho problemi. Se mi manda qua quel ragazzo. Sì, no, il ragazzo che c'era prima, perché aspettiamo i documenti. Abbiamo notato che è un cantiere organizzato abbastanza bene dal punto di vista di sicurezza. Non c'è il responsabile, per cui non siamo in grado di poter acquisire la documentazione necessaria, ma è stata invitata a presentarla in ufficio e quindi dovrà venire in ufficio a presentarla. Fondamentalmente abbiamo visto che i requisiti di sicurezza cantiere, le aperture dei lumi, la protezione delle scale, la protezione della gru rotante a terra sono state rispettate. La strumentazione che hanno, come seghe circolari eccetera, hanno tutta la normativa, c'è, e quindi tutti i pulsanti e sistemi di sicurezza per bloccare eventuali problematiche delle macchine. L'impianto, il quadro elettrico, è un quadro elettrico separato, protetto e a norma. Quindi fondamentalmente è un cantiere che nel rispetto della norma è in condizioni, diciamo, buone. L'esperienza del cantiere vigile, dal punto di vista di io che sono stato uno dei promotori di questa esperienza, di questo progetto, è un progetto che ha dato dei risultati, a mio avviso, ottimi, tanto che la provincia se l'è fatto suo. Noi nelle zone in cui questo progetto è partito abbiamo avuto una riduzione degli incidenti mortali a zero, una grossa riduzione degli incidenti gravi, e quindi i risultati sono buoni. L'unica cosa è che purtroppo non bisogna fermarsi, perché come ci si ferma o si rallentano i controlli, è naturale che le imprese che lavorano diminuiscono le spese sulla sicurezza, che comunque queste incidono sul costo di un fabbricato, di una costruzione. A 10 anni dall'esperienza di cantiere vigile il risultato è senza dubbio più che positivo. È un progetto in cui la provincia crede fortemente, perché riesce a fare squadra, sistema di tutti gli attori coinvolti nel sistema della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Sappiamo dai recenti avvenimenti quanto l'edilizia sia sensibile, diciamo, sotto pressione rispetto agli infortuni, e questo progetto è un risultato tangibile. Il controllo dei cantieri ci dà la possibilità non solo di monitorare, ma di dare efficacia all'azione di prevenzione. L'importanza delle polizie municipali, e colgo l'occasione davvero per ringraziare tutti i vigili che si sono attivati per il corso di formazione, hanno davvero partecipato con grande entusiasmo, e questo penso che sia il momento di riuscire a incentivare ancora di più per dare controllo sui cantieri e quindi sicurezza a tutti i lavoratori edili. Casco, cinture, macchine, documenti. Qui non ci capirebbe niente neanche un vigile. Oh sì, invece. Bene, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa emittente. Arrivederci a tutti.